Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Sono molto molto emozionata oggi perché sto per preparare l'allestimento, qui c'è l'occorrente, per scoprire il sesso del baby. Siamo ormai molto curiosi, anche perché sono più di 2 settimane in realtà che abbiamo l'esito, ma non abbiamo ancora guardato, quindi oggi lo scopriremo. Voi in realtà non vedrete questo video subito, perché poi successivamente faremo la festa anche con i parenti, quindi vedrete poi tutto alla fine, quando avremo fatto anche la festa con loro. Però oggi lo scopriremo io e Ste. Quindi ho preparato le cose che mi servono per allestire questo angolino del soppalco, perché sarà qui che andremo a scoprire se è in arrivo un maschietto o una femminuccia. Questo è tutto l'occorrente che ho preso, quindi palloncini rosa, questi li ho presi da Teddy, e palloncini azzurri. Ho preso soltanto una confezione e la mia idea è quella di gonfiarli e fissarli tutti sotto al soffitto. Poi sempre da Teddy ho preso 2 nastri, uno rosa e uno azzurro, da mettere all'orsetto. Aveva il fiocco rosso, l'ho tolto, così posso mettere sia quello rosa che quello azzurro. Poi c'è ovviamente lo sparacoriandoli, questo l'abbiamo preso da internet, molto bello, con i dettagli dorati. Mi piace molto anche il font che è stato utilizzato. E questa invece è la box, in sostanza sono 4 scatole che verranno riempite con i palloncini bianchi, azzurri e rosa, e poi ci sono tutte le lettere dell'alfabeto adesive che verranno fissate sulle scatole. In questo caso noi andremo a scrivere la scritta baby, e questo l'ho preso su Amazon. Magari in descrizione vi lascio il link di tutto l'occorrente. Pronto, accendo le luci perché oggi è anche una giornata un po' bruttina, nuvolosa e non c'è chiarissimo. Comunque alla fine ho allestito così: orsetto con 2 fiocchi, uno rosa e uno azzurro, i palloncini tra l'altro sono molto belli, pensavo che fossero meno sul pastello e invece alla fine tendono di più al pastello, quindi li preferisco. La box con la scritta baby, ci ho messo una vita per montarla, per assemblare tutto, ma alla fine sono molto soddisfatta di come è venuto tutto. E poi i 2 palloncini al soffitto. Ci siamo! Sensazione così a caldo prima di scoppiare il coso qua, insomma, non lo sparacoriandoli. Secondo me è maschio. Questa è la sensazione che ho avuto all'inizio, poi mi sono spostata sulla femmina. Adesso che manca poco alla scoperta, io dico maschio. Anch'io. Tu? Anch'io. Maschio. Da sempre. Lui da sempre. Vediamo. Ci siamo. Aspetta. Contiamo. Aspetta, devo vedere che si fa. Allora, aspetta. Non ce la fa. Dai. Senti? Dai, io sono curioso. Che agitazione. Vale. Oh.
Te l'ho detto? Lo sapevo. Te lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo. Lo sentivo. Lo sapevo per il 7%, incredibile. È passato un po' dal momento della scoperta, emozione fortissima, me lo sentivo però, ce lo sentivamo, è proprio vero che l'istinto materno ci azzecca sempre, perché io ho sentito fin da subito, non so dirvi, ma la sensazione che fosse maschio io l'ho avuta subito. Dopo pochi giorni del test ho detto è maschio, ci sarà un maschietto in arrivo. E poi ho cambiato idea appunto poco più avanti, ma adesso poco prima di scoppiare poi lo sparacoriandoli sono tornata sui miei passi, proprio perché me lo sentivo dentro e ho avuto anche dei segnali sul fatto che fosse maschio. Comunque poi devo ammettere che allora innanzitutto abbiamo più nomi maschili, quindi già questo è molto, ci alleggerisce un po' la scelta del nome, perché sulla femmina non avevamo grandissime idee e quindi già questo è un punto a favore del maschio. Poi ho sognato ben 3 volte che ero un maschietto. Una volta ho fatto il sogno dove arrivava la mail del test del DNA, l'aprivo e c'era scritto maschio. Una volta ho sognato di fare una festina come questa e appunto scoprire di aspettare un maschietto, e la terza volta non mi ricordo, però so di aver sognato ancora il maschietto. Quindi erano proprio tanti segnali. E poi, cosa molto frivola in realtà, anche per quanto riguarda l'arredamento, se mi conoscete sapete che io amo in casa avere dettagli azzurri, quindi anche la cameretta si tingerà, diciamo così, di azzurro, anche se poi vabbè non farò le pareti azzurre, assolutamente no, però è un colore che mi piace particolarmente e alla fine il bimbo è un maschietto, quindi wow, bellissimo. Ci credete adesso che mi dispiace raccogliere tutti questi coriandoli? Cioè vorrei lasciarli qui e godermeli ancora per un po'. Bellissimo, davvero un'emozione pazzesca. Non so se voi avete mai scoperto il sesso del vostro bimbo in questo modo, ma è super emozionante. Non pensavo, ma bellissimo. E quindi non voglio toglierli. Vediamo, magari li lascio così oggi e domani. E questi invece sono i regali che ha ricevuto il baby.
alla festa. In realtà l'unico che è più mio che suo è questo di Dodo, che mi ha fatto mia sorella. Tutto il resto è proprio per lui, ve li mostro meglio. Partiamo da questo, dove c'è questo meraviglioso carillon, diciamo, che si fissa o alla culla oppure al passeggino, tirando qui. Suona bellissimo con la stellina e la pecorella. Questo invece è quello di Dodo, e mia sorella mi ha regalato questo ciondolo in oro rosa, perché tutti i ciondoli che ho sul bracciale sono in oro rosa, quindi è rimasta su questa tonalità. Vediamo se mette a fuoco. E mi ha fatto questo ovetto che poi si schiude e rappresenta proprio la nascita. Poi altro regalino stupendo, anche questo body stupendo. Questo è taglia un mese, bianco in cotone, però l'interno è leggermente felpatino, quindi è perfetto per il periodo in cui nascerà, che sarà appunto fine ottobre, con questo bellissimo cagnolino. Poi della stock questo set per la pappa, da utilizzare anche per uscire perché è piccolo e compatto. Questa è la ciotolina appunto per la pappa, con il suo coperchio in silicone e il bicchierino per l'acqua verde menta. Bellissimo anche questo. E poi l'ultimo regalo, questa palestrina della Chicco, che userà sicuramente tantissimo perché si può utilizzare fin dai primi mesi. Questa la lascio confezionata finché non verrà il momento, non sto ad aprirla. Comunque anche questa super super apprezzata, perché so che i bambini poi si divertono tanto con questi giochini. È stata una festa davvero bellissima, ci siamo divertiti tutti tanto, è stato emozionante annunciarlo ai parenti in questo modo. Sono proprio stata molto contenta di essere riuscita ad organizzare questa festa, è venuta come me la immaginavo e quindi siamo davvero molto contenti. Spero che questo video sia stato emozionante anche per voi, spero di avervi tenuto compagnia e vi auguro di poter provare le stesse emozioni, perché è qualcosa davvero di meraviglioso che quasi non si riesce a spiegare. Vi mando un grandissimo bacione, noi ci vediamo molto presto con un nuovo video che penso sarà dedicato al primo trimestre di gravidanza. Ciao!